sua manica ben presto ti morderà! Ed è proprio quello che sta per accadere alle due anime peccatrici che abbiamo qui di fronte. Un paio di esemplari di ladroni che verranno assaliti da una particolarissima specie di serpente con sei piedi. Sì, perché nell'inferno i serpenti hanno sei piedi. Preparatevi quindi ad assistere a due delle metamorfosi più stravolgenti di cui gli abbiano mai narrato. E se non crederete alle vostre orecchie, lettori, vorrà dire che crederete ai vostri occhi. Se tu sei un lettore, a creder lento quel che io dirò non sarà meraviglia, perché io che vedi appena ti consento, come io te ne levate in una ciglia. E un serpente con sei piedi si lancia appresso l'un e tutto a lui s'appiglia, li piedi in mezzo, li avvinse la pancia, con gli anteriori le braccia prese, poi li addentò l'una e l'altra braccia, li diretta alle cosce distese e miseli la coda fra di tutto e dietro per le reni su la retella. E lei era barbicata, mai non fune ad albersi come l'orribile fiera per l'altro ventre avete chiuso, come si appiccava, come di calda cera fossero stati e mutar loro colore nell'un nell'altro giapponea quel ch'era, come procede innanzi dall'ardore per lo papiro soso un color bruno che non è nero ancora e il bianco muore. Gli altri due li guardava e ciascuno gridò: «Oi me, Anel! Come ti muti! Vedi che già non sei né due né uno! Già erano i tuoi capi, un divenuto, quando n'apparve due figure miste in una faccia, come erano due perduti. Persi le braccia due di quattro liste, le gambe con le cosce, il ventre, il casco, divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto, quivi e ragazzo. Due e nessuna l'immagine perversa parea e tal sen giro con lento passo.